Ok, buongiorno, eccomi qua. Ragazzi, buongiorno a tutti. Eccoci qua, in live. Siamo con il sergente maggiore Smith. Ora andiamo in sala briefing, abbiamo un briefing da fare. Mezzogiorno 18, buongiorno. Buongiorno. Attendiamo al briefing, vice capitano. A dove? Vieni giù un attimo le scale e mezzo in garage. Parcheggio. C'è un problema. Il comandante ha organizzato un briefing per le 16, ma mi sa che Non il c'è. comandante non c'è. Mannaggia, Giulio, aspetta un attimo. Io l'ho scritto sulle mail, però non mi ha cagato. Sai che ci vuole sempre una mezz'ora ora che risponda alle mail, comandante. Ora vedo io. Sì. Cioè, organizza i briefing e non ci sta, ma che è sta sturia? No. Che ha detto? Non hanno risposto ancora a me. Che prima era, mi ricordo che scriveva con le mail di qualcun altro poco fa. Ah, sì, ma cazzo, non c'è. Scrivi le mail dell'architetto, è lì che ti risponde forse. Perché sta usando l'account dell'architetto in questo momento lui. Cioè, prima l'ho visto usare quello. Vabbè, intanto andiamo a fare la briefing, Sì. io. Oh, ragazzi, buongiorno, sono tornato dalle ferie e adesso abbiamo un briefing dal comandante, ma il comandante probabilmente non c'è, quindi perfetto, direi. Siamo messi benissimo. Ma tu non sei sentito niente, ma che è forum? Smettila, Oh, ma smettila, che sembra siediti. forum, Avete come urlate, mamma mia. Wid, smettila e siediti, vieni qua. Benvenuto No, su 27, forum. mettete i richiami a No, casa. torna qua, Smettetevi di questo mania di tanto in protagonismo. qua. Avete rotto. Sto Abusate. io. Chi sta abusando? Torna qua. Reyes, ho detto sì, sergente mi ha messo un richiamo. Ne Sì, hai già certo. tre. Appunto, il refresh è il terzo che ho messo. Per dire sì, sergente mi metti un richiamo. Cioè, ti rendi conto? E il 10-4 cos'era? Sei in radio, Wid? Ho fatto un paragone diverso. Non era ancora cominciato il briefing, potevamo parlare. No, perché ho detto il prossimo che dice una minchia, alzi il richiamo, come se Che è fai una hotspot minchiata, comunque. no? Certo che va. Una Tu minchiata è hai quella che dite detto a scuola. neanche 10-4, posso dire. Tu quella frase non la dovevi dire dal momento in cui Reyes ha detto tutti zitti. Non è il sì sergente il problema, è la frase Abbastanza. dopo. Riesci A già, eh? posto. Perfetto. Sembra di essere a forum qua, tutti che Sì, urlavano. no, una cosa seria abbiamo fatto. Ero Ci strafelice. Una vado. cosa seria. Boom, il casino è scoppiato. Ma Vice capitano. Salve. vice capitano, mi sa che qua il Hai rimandato comandante tutto, non ci sta, eh. Aspetta. Oi? Discord. Vedo un po' se c'è il comandante, se no me ne Ha fatto, vado l'avevate in servizio. sequestrata. Mi sa che c'era qualcuno. Sì, di sequestrata, sì, è passato. Grazie, Moggi, Ma secondo cosa so. è normale, non la devi prestare. Sono attimo in riunione, dai, tesoro. A dopo. Reyes. Il telefono Sì. durante il briefing non si usa. Infatti l'ho chiuso, è una cosa Vuoi richiamo importante di pure lavoro. Se il maggiore decide che questo è il punimento, lo metta pure, grazie. tu? Il punimento? Si può Il dire, si può punimento. dire. Perfetto. Il La punimento. punizione. Stai zitto. Già sai quanto ho fatto partire la canzone quando mi hai chiamato. Mi sa che non è neanche in città il comandante, perché non ha Vedi l'attimo, qua ne risposto. esiste? Tieni, ho Ci risolto il penso io, problema. vado per via traversa, aspetta. Grazie. Grazie, Vai per via dopo traversa. ce lo leggiamo e Coleman, ce lo leggiamo. Cazzo sono queste mani, Coleman, tutto storpiato sono. Come? Hai le mani tutte storte, vedi? Come le mani a te storte? Sì. È per impugnare meglio la pistola.
Vediamo, aspetta. Cosa hai fatto? Ma già Gio, eh. Perché non ti porti in battaglia Yomba Smith oggi? Andiamo, che è il problema? Chi io? Sempre sognato. Ma ha bisogno un po' di prendere un po' d'aria, esatto. Io in pattuglia con Mezzogiorno? Sì, sì, bisogna un po' di prendere un po' d'aria, Smith, un po' d'aria di montagna. Ma siamo già andati a Mezzogiorno in pattuglia. Vabbè, ci possiamo riandare, Smith, dai. No, no, guarda, aspetta, aspetta, un attimo, ragazzi, per chi dubitasse vi rassicuro con una cosa. Sto arrivando! Perfetto. Perfetto. Okay. Mezzo che è tipo quella del percittare di Richard. Guarneri. Esatto. Mezzo, ci vede in battaglia con Smith e Mezzogiorno, Guarda, allora, ragazzi, non ancora avuto occasione. Non ancora avuto con me oggi. Io no. Smith e volentieri. Perché è successo? Vengo io. Va bene, vai. Andate con Mezzo in pattuglia, vai. C'è sparsa la voce che sei in forma. Vengo io. Vai, perfetto. Price, vai in pattuglia con Mezzo. No, no, no. Il bambinello non parlare, bambinello. Guarda. Mi sono preso il richiamo. Non ho ancora montato il lovetto. Mi hanno rotto il cazzo. Pronti alla morte. No, lovetto. C'è bisogno di lovetto, vero? No, è vero. Il seggiolino l'hai messo? A posto. Perfetto. No, purtroppo no. E tu non ci vai in pattuglia. Nulla, oggi la pattuglia mezzo sarà per 5. Vice capitano, Mezzogiorno. E basta. Sergente maggiore Smith. No. E non va. Buonasera a tutti, è il comandante col nuovo taglio di capelli che prende servizio. Comandante, aspettiamo in sala briefing. È la Madonna. C'è quel corrotto di Mezzogiorno? Sì, è qui che l'aspetta. Siamo già, sono lei, comandante. Posso dire una cosa? Prego, collega, prego. Sei sicuro? Oggi prego. Smith mi ha portato in mezzo ai conigli. Come in mezzo ai conigli? Che sì, alla zona di caccia l'ho portata. Smith, che cosa si fanno? Ah, pensavo altro, Smith. Ho capito tutto. Lei ha una carica così potente per fare una cosa simile, non mi pare il caso. Vabbè, dai, tutti hanno bisogno. Non lo dica nemmeno davanti a tutti. Mezzo. Quando metti il P5. Ma che senso? Oh, Mezzo, ma mi hanno detto che ti vuoi giocare a dadi. No, non basta che si giochi a dadi, sono sfigato. E gioco a Smith, Smith pure sfigato. Guarda, oggi Mezzogiorno mi sa che farà la Lincoln, perché... No, Smith, ci vedo i Guarnieri. No. Guarnieri ha detto un onore, vorrei andarci con Mezzogiorno, così ha detto, Ma volentieri! Vai con Mezzogiorno in pattuglia oggi. Mezzogiorno si porta Guarnieri. Ragazzi, buonasera. E basta queste pizze, basta per cortesia, dai, per favore. Ma lei non è un po' anzianotto per stare servizio? Infatti, quello che dico ma perché io, se la pesca? È quello io. Dai, su, se non leggi una barca e se ne vada in pesca, vada in pensione, sta rubando lo stipendio tutti i giorni lei. Perfetto. Ah. Lo paga lei, comandante. No, la pensione fortunatamente non la pago no, io. No, la pensione, lo stipendio. Perfetto. Allora, siamo qui riuniti per... Alza la voce. Per celebrare le nozze, di solito così si dice, no? Ah, ok. Sinceramente non so perché siamo qua. Comandante, l'hai fatta lei la riunione? Riccardo, se mi capi capire. L'ha programmata lei ieri pomeriggio insieme a me, al sergente maggiore Coleman. Ciao Mendes. Doveva parlarci di informare il dipartimento di una questione ieri pomeriggio. E infatti è avvenuto ieri pomeriggio. Esatto, del fatto che appunto dopo che l'hanno rapita ieri pomeriggio, si ricorda? A me mi hanno rapito. Andante, non si ricorda ieri pomeriggio l'hanno rapita? A me? Sì. E la volevano... Non so ricordo. Ah sì, è il capitano Mezzogiorno, è vero, sì. Esatto. No, ieri. Allora ragazzi, ieri comodi innanzitutto. Quello chi è? Un guru? Chi? Quel coglione lì. Guarda come faccio volare adesso. Cos'è un guru lei? Stava meditando? Perfetto, la faccio meditare a Paleto io. Cosa contro Collins? Comandò. Forza, seduti composti, per favore. Dritto con la schiena. Allora, siamo tutti? Sì, siamo tutti. Bene, ragazzi. Oddio, non tutti, però tutti quelli in servizio sono qua. Ragazzi, adesso parliamo seriamente, ok? Quindi mettetevi comodi. Capito, non ti preoccupare, Dado. Comodi? Cosa sta succedendo questi giorni? Radio.
Sto chiedendo a voi cosa sta succedendo. Continui attacchi verso la centrale. Tutti a questo ordine della polizia. Arrivo subito. Ragazzi, la storia va indietro di parecchi anni. Ero comandante in una centrale di polizia di una cittadina molto più piccola di quella che è oggi. Però aveva molte potenzialità quella città. Un giorno è arrivato un gruppo di uomini, un'organizzazione. Un'organizzazione che si faceva chiamare il Cartello. Erano messicani, erano del Sud America. E loro non avevano il sogno americano che abbiamo noi. No. Loro avevano un sogno che è quello di... Buongiorno, vuole un caffè, qualcosa? Un cornetto? Sicuro, sta bene? Ah, ok, mi fa piacere. Quindi, tornando a noi... Elfo, perché erano occupato gruppo, Elfo ieri? Questa banda organizzata si faceva chiamare il Cartello. È un'organizzazione del Sud America, un'organizzazione molto preparata, militarmente preparata, ma soprattutto senza scrupoli. Che cosa significa questo? Significa che non guardano in faccia a nessuno, e se si mette qualcuno tra loro e il loro obiettivo, non ci pensano un attimo a farvi saltare la testa. Io ero occupato, quindi non potevo comandante? Più parlare. Sì, 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 stavo riflettendo un attimo. No, le volevo dire non una devo cosa. Parlare solo con voi, capisce? No, le stavo dicendo una cosa, le volevo dire. Mi dica, avanti. Allora, io ricordo che 5-6 mesi fa ci fu un attacco alla centrale, alla 217. Ok, ma questo non è... E arrivavano continui annunci, por la famiglia Santiago. E anche loro erano armati abbastanza pesanti, no? Sì. Allora, molto probabilmente le due azioni... Molto probabilmente le due azioni, i due avvenimenti possono essere assolutamente legati. Però non abbiamo prove certe, anche se il loro modus operandi è sempre lo stesso. Quello che sappiamo con certezza è che quelli che ci sono oggi, quegli attacchi che abbiamo ricevuto oggi, ragazzi, e quel rapimento che ho ricevuto io, sono da attribuire a quelle persone. Ebbene sì, ragazzi, sono le stesse identiche persone che qualche anno fa hanno assaltato la città dove ero io. Mi stanno dando la caccia. Non so che cosa vogliono da me. Non ho ben capito il motivo per il quale ce l'hanno con me. Oddio, chi ha aperto la bocca? Quindi, ragazzi, è giusto che io vi informi della situazione. È giusto che vi dica esattamente la verità. Ed è giusto anche quello che dovete sapere, è quello che andate incontro, ragazzi. Andate incontro a un gruppo organizzato. Oddio. Ben chiamato, ragazzi, ho avuto un problema. Ben chiamato il Cartello. A capo del Cartello c'è la famiglia Santiago. Una famiglia senza scrupoli che non si fermerà fino a quando non raggiungono il loro obiettivo. E quale sarebbe il loro obiettivo, quindi? Beh, a quanto ho capito, prendere il comandante, giusto? Magari. La domanda è molto facile. Ragazzi, vi dico il loro modus operandi qual è. Come? Il loro modus operandi è seminare terrore nella città, seminare il panico. Perché questo? Perché creando il panico all'interno della città, loro mettono paura ai cittadini. E mettendo paura ai cittadini, riescono a generare il caos, il terrore. E nel terrore e nel caos loro sanno esattamente come muoversi. Si sentono a casa, si sentono protetti dal caos, perché noi nel caos non riusciamo a capirci più un cazzo, ragazzi. Non riusciamo più a essere lucidi noi,
non riescono a essere più lucidi. Che deve nemmeno i cittadini. Prima fai parlare del cartello. La cosa più importante che dobbiamo fare noi così siamo è di non mostrare cartello, paura. Ci fermano tutti. Essere sempre a testa alta. Non cambiare di una virgola l'atteggiamento che abbiamo fino adesso. Quindi, armi automatiche, anche se ci sparano addosso contro, risponderemo sempre con la pistola. Non voglio vedere gente con i caschi, maschere, stronzate varie, ok? Perché la gente ha paura. Non deve uscire una cazzo di parola da questa stanza. Quindi, ragazzi, sapete che quando rispondiamo a una chiamata del genere, abbiamo a che fare con una banda militarmente organizzata e che non si fanno scrupoli. Vorranno il loro obiettivo e vi assicuro faranno di tutto per arrivare a quell'obiettivo. E noi che cosa faremo? Capitano, che cosa faremo noi? Mi dica lei, comandante. Io devo dire. Rispondiamo con forza, sì, ragazzi. Certo. Rispondiamo col pugno duro della polizia. Certo, perché ragazzi, noi non abbiamo due paura, giorni, cazzo. Ti permano in 30 minuti. Noi siamo la polizia, siamo. Lei, sorry, rispondiamo perché ha questa cazzo di divisa? Già. Io voglio ricordare che quando ci hanno... Price. Tanto... è andata male. Lei perché indossa questa divisa? È la divisa che porta tu mezzo da briefing. Urla. No, non dice no, quello. Dicevo perché la indossi? Perché indossa questa divisa? Per onorare la città, comandante. Non l'ha chiesto a te. Stai in silenzio, Wid. Allora? Per lo stipendio. Vedo che il mio discorso vi è piaciuto, insomma. Uno magna, quello dorme. Quest'altro non sa che sta a fa. Proprio il discorso vi è proprio piaciuto, insomma, Ragazzi, qui non bisogna scherzare, qui si muore. Forse non avete ben capito quello che avete incontro davanti. Forse voi non vi rendete conto. Forse non vi rendete conto. Quando cominciamo ad andare al cimitero, cominciamo a fare i funerali di Stato e cominciamo a salutare i nostri colleghi, amici, forse là vi cominciate a svegliare. Per il momento state nei vostri sogni e continuate a fare le stronzate così. Ma che fa, signorino? Si vede. Ma quei capelli? Che roba? Ma sta embriaca. I loro obiettivi, ragazzi, sono gli ufficiali, non siete ma è voi. Mezzo. Ma quei che... Sì, ma uno è mezzo, un altro... Vogliono mettere paura e sanno come mettere paura. Perché se date la possibilità a uno e di come la mettono paura li loro? Anche gli altri, cercando di tagliare la testa al serpente. Perché sanno... che alla coda non gli fai niente al serpente. La coda ricresce sempre, ma se gli tagli la testa, loro fanno quello che cazzo gli pare. Sanno anche che non possono uccidermi subito, perché se mi uccidono, un comandante di polizia ucciso a sangue freddo da dei messicani scatenerebbe l'ira del governo e quindi quasi presenterebbero militari, CIA, FBI... e non riuscirebbero nemmeno più a mettere la testa fuori dal ciglio di casa. Oh, mi senti adesso? Dopo ce ne metto. Quindi ragazzi, da questo momento occhi aperti. Occhi aperti su tutto. Ogni singolo dettaglio, non va lasciato al caso. Come te le fai? Di solito girano rosa con delle macchine blindate. Com'è che si chiama, capitano, quella macchina? Kuruma. Con delle Kuruma di colore scuro, vedi blindati. E macchina blindata dalla Ghicco. Che cosa fanno loro? Fanno delle micro azioni. Arrivano, seminano il terrore in una zona e scappano via. Occhi aperti, ragazzi, perché quello serve per attirare la nostra attenzione. Noi ci presentiamo lì e loro stanno sempre un passo avanti a noi. Che significa questo? Significa che sono pronti ad aspettarci e noi dobbiamo stare due passi avanti a loro, non uno. Ok? Quindi quando andiamo per chiamate di armi automatiche, ok? Voglio che facciamo sempre un perimetro da lontano prima di arrivare sul posto, ok? Perché loro ci stanno osservando, ma loro non sanno che osserveremo loro. Ok? Sì, comandante. Sì, comandante. Fermatio. Sì, comandante. Lei con la mano in alto, sì, comandante. Che vuole dire? È venuto lei con la mano in alto, che voleva dire? Ah, io?
Sì, lei. Sì, è che sono. È già successo un episodio del genere in cui era presente anche lei. Era presente anche lei, comandante. Sì, me lo dice a me, me lo dice. Eravamo insieme ieri, no? Non si ricorda? No, no, non era ieri, qualche settimana fa. Sì, sono già presentati da parecchio tempo, ragazzi. Ero io, però. E poi un'altra cosa, hanno un modo di vestire da cui possiamo riconoscere. Lasciamo perdere il modo di vestire, ragazzi, potrebbero cambiare in continuazione. Di solito portano un cappello alla messicana, un cappello alla cowboy, però non è quello un segno distintivo che possiamo usare. Ma scusi la domanda, comandante, ma noi sappiamo più o meno qualche faccia, qualcosa del genere? Abbiamo qualcosa su di loro o non abbiamo proprio nulla? Ragazzi, volerò a Washington uno di questi giorni, andrò a prendere il fascicolo che con questi giorni sono riuscito a farmi riavere. Ci sono i volti di tutte le persone che conosciamo. Ne abbiamo uccisi diversi, li abbiamo riconosciuti e fanno parte del cartello. Inoltre la prova schiacciante è stata che ieri mi hanno sequestrato, mi hanno portato lì dove poi mi siete venuti a prendere con l'elicottero e non hanno fatto altro che cercare di mettermi paura. Ma la volete sapere una cosa, ragazzi? Cosa? Sono loro ad aver paura di noi, capitano. E sa perché dico questo? Perché loro non fanno altro che ostentare armi, mezzi. A ogni appuntamento loro stanno con quei cannoni in mano, stanno con i cecchini e li fanno vedere. E sapete perché li fanno vedere? Perché hanno paura. È come il cane che abbaia. Perché il cane abbaia? Domandatevelo. Perché il cane abbaia? Perché il cane abbaia? Per intimorire. Per intimorire, per non far avvicinare la preda. Perché ha paura che poi la preda se lo magna. Capisci? E allora questo stanno facendo loro. Loro sostanzialmente hanno paura di noi. Perché lo sanno che siamo più forti di loro. Sanno che siamo più forti. Si tolga gli occhiali, che non è un chips lei. Subito, comandante. Hey guys. Quindi, ragazzi. Hey guys. Partite da questo presupposto. Hanno paura di noi. Sanno quello che possiamo fare. Sanno che siamo una squadra uniti. Anche e no, quindi perché come sono loro ci vogliono mettere paura. Vogliono abbaiare. Ma noi non abbaiamo. Noi rimarremo nella nostra cazzo di cuccia. Ogni tanto tireremo fuori la testa. Ogni tanto la rimettiamo dentro. Ogni tanto la facciamo fuori. E quando il cane si avvicina, nonnetto, sai cosa facciamo noi? No, se lo magniamo, è vivo se lo magniamo. Avete capito, ragazzi? Sì, comandante. Vogliamo venire qua a comandare questi? No. Vogliamo venire qua a fare i padroni di casa questi? No. E allora, ragazzi, facciamolo vedere che siamo noi. Diamo una cazzo di risposta alla città che se lo merita. Ok? Sì, okay. Sì, comandante. Sì, comandante. Avete altre cazzo di domande? Nessuna domanda. No, comandante. No, comandante. Bene. Capitano, vuole aggiungere qualcosa, lei? Nulla da aggiungere, abbiamo già parlato abbastanza l'altro giorno. I ragazzi possono confermare. Ragazzi, se per voi è tutto, se per voi è tutto e siete sicuri che è tutto, normale pattuglia per tutti. Sì, comandante. Occhi aperti. Scusate, mi raccomando, gli informatori, usateli. Ok? Non li paghiamo a cazzo gli informatori. No, qualsiasi informazione potrebbe essere vitale. Non tralasciate i dettagli, perché dai dettagli che si fanno le indagini. E ora forza, muoversi. Dai, signori. Non si preoccupi, lei ha fatto un buon lavoro. Grazie. No, mezzo. Capitano, ecco, andiamo di pattuglia. Io la sconsiglio di andare in pattuglia con mezzogiorno. Ciao, Wallace. Che ha fatto? Mi pare un angelo azzurro. Perché siete cambiati i capelli? Non so, capitano, non so se accetta che li tengo. Capitano, non vuole. Madonna mia, te lo dai sempre il culo, capitano. Capitano, non vuole che le. Le agenti donne abbiano capelli colorati, comandante. Hanno dei bellissimi capelli bianchi, comandante. Donna, vamo Falco. Ma non so io quello il comandante, non so questo qua io. Quello che i capelli bianchi non lo so chi. Capitano, vada a cambiare. Anzi, andiamo. Bella di qua possiamo cambiarci anche volendo. Dove? Come stai? L'ufficio suo. Bene. Ma sei arrivato già stamattina, come?
Chi è che ha detto? Ma che bello. Perfetto, ora vediamo come fare. Come l'ha fatto il brivido. Desert. Ah, lo devi chiedere anche a mezzo. Yes. Cambio veloce. Aspetta. Vediamo un po' che fare ora che il comandante ha fatto il suo briefing e ci ha detto tutto. Shamer man. Questa è la storia di Peppe Cicco. Ma perché ci sono cani in centrale? Vado. Non rispondere più, Mendez. La qui è double. Dai, no, andiamo, tutto, Ianelfo. Tutto in riga, Elfo. Fatta bene. Elfo, aspettami che dopo aggiungo Mendez. Ma è Simpson quello davanti ai miei occhi. Io, sì, sono sempre io. Salve Simpson, ti voglio bene. Ah ragazzi, perché c'è la versione fake? Per chi non lo sapesse, questa è la macchina del comandante, ok? Quindi quando la vedete in giro sono io. Perfetto. Va bene. Ma comandante, ma l'APECAR della polizia alla fine? Ah cazzo, è vero. Ce l'ho in tasca, ma non mi ricordo come si chiama. Però non è il momento per tirarlo fuori, dai. Cioè, abbiamo altre cose da fare. Sì, sì. Va bene ragazzi, andiamo. Arrivederci. Ok. Arrivederci. Arrivederci comandante, buon pattugliamento. Cos'è sta cosa? È la volante del comandante questa. Comandante. Bella. Chiudi, la volete chiudi così per tutti? Buco. No. Okay. Però c'è la Crown. Perché hanno i fusi bianchi le macchine ora? Io ciao, ho messo il cofano bianco perché almeno si vede. Ok, però il problema è che hai messo il cofano bianco davanti, ma quello dietro bianco non ci sta all'incendio in terra, però. Perché quello dietro serve per vedere le antennine. Manca che ti aspetto. Vabbè, però non ci vedevano. Un po' strana, però così. Lo so, strana. Oh, Dani. Ma richiami a Weed, gliel'avevi tolto? Weed una recluta. E perché allora li ha refresciato il terzo? Sì, una recluta con Magari tu, perché l'ha deciso. Un te, anche te una recluta. Ha deciso Reyes, se mi refresci mi chiamo che c'è già, non c'è senso. Una recluta. Di più l'arresto che rapina per sé. Dove vengo? Adesso me ne vado. Dopo qui non va bene, il VIP non sta. Ma che VIP? Ma che VIP? Paio, VIP cosa? Adam 218. Dai in pattuglia con le manna. Vieni qua, approccio, ti rivieni, fallo, vieni, fai vedere pure il prosciutto, Tani. Ma vedi che è un prosciutto? Con Berlini, sali, corro, dai. Dove andiamo? Sali, dai, che parpolla con qualcun altro, dopo si cambia. Sneaky, ciao. Diciamo, scimmi qua. Andiamo a vedere qualcuno, ci spostiamo. Dai, sta parte, mi aveva chiesto. Dai, Coleman. Vieni stasera, vieni con noi, che dobbiamo un attimo dei servizi, Un attimo? Dei servizi, sali. Invece gli occhi, Dai, sali. Pronto? Ma pure Reyes. Smith, comunque ti aggiungo una cosa. Sì, pure io gli occhi, la sali. La posta, dai, sali, sì, la già andato. L'ho mandato insieme a quella. Ma ci fai conflitto con quella del negozietto che è la 5.10. Adam 3.18. Non lo dirà a me. Ciao. Siete 3, ciao. Siamo sempre 4 in pattuglia, non ho problemi, siamo 4. Ma perché non mi fa collegare più alla radio, raga? Dai, sali, Adam 4. Non mi fa collegare. L'hanno fatto fuori da... L'hanno fatto fuori dalla polizia. Adam 4. Non sono polizia. Sei agente specialista. Allora, Adam 4, convergete. Dai, sali, Coleman, dai. Mezzo metro poi vai con Parapolla, Collin, se ci sono quelli al cappello. Sali. No, vai. Capito, Collin. No, ci sono i cabinatori al cappello. Ok, allora non convergo? No, ci sono, vieni. Arrivo. Stack 5.9 per il Gabriella. Che Adam siamo? 7. Ma chi è che sta masticando? Mi sa che qualcuno verrà licenziato oggi. Perché? Vedi il giornalino. Che sta scrivendo? Vedi. Che c'entra? Smarchi 15 minuti, grazie per il follow, benvenuto. Lo so, è Castro, ma che sta facendo? Ma che ne so, fa un arresto, sta mettendo dito di Dio. No, vabbè. Non so dove sono, fare sta arresto. Ma che ne so, quando è uno normale che spara, un criminale qualunque, l'arresto 2 secondi, 2 minuti lo mandano via.
Ma quando saranno chi è dietro? Con chi? Avvocato Hofstadter, Hofstadter. Ah no, Hofstadter, ma no, che poi. Oh, fa, ma scusami, io che devo fare, scusami. Ma senti qua, ieri praticamente, Smith già lo sa, abbiamo preso quattro persone che avevano MK2 e calibro. Non mi voleva far fare il... non mi voleva far fare il coso, l'interrogatorio. Perché? Perché non ha letto i diritti avanti a me. Ma che significa? I diritti l'ho letti quando ho messo le manette. Ma che vuoi dire i diritti? No, è poi un strunz. Ma no, quando lei si sta per... lei praticamente si sta aggrappando all'unico pelo che ho sulla palla. Quindi, gentilmente, mi faccio fare il mio lavoro. Veicolo sospetto in mezzo alla carreggiata. Aveva parlato una donna, ha detto, vabbè, va a te. Io ho fatto il minimo della pena. Tra l'altro siamo andati pure in caffetteria. Adam Press, che status? E la caffetteria ovviamente era dalla nostra parte, perché avevamo ragione. E io potevo fare pure il doppio della pena. Adam Press, cioè che no, no, cioè solamente che quando vanno loro in caffetteria. Loro sono andati in caffetteria. Ah, loro? Ok. Loro l'hanno richiesta, mica io. Mm-hmm. No, sì, io non ho richiesto, ma io ho ragione. 5.8, Flica East. East. Adam 4, c'è cioè che status? Flica Adam 4, check, stato su. 5.8, vi mando il quinto dalla centrale. Este faceva schifo, capito? Glielo posso dire? Mi scusi. No, no, lasciali stare. Oh, comunque ho messo delle lenti nuove io. Bene, bene. Ma io adesso sto bene con questo. Poi l'hai messo qualche purple o qualche sembra, no, ma semplice, ma sembra che... Allora, mi serve per aumentare un po' perché vedo la chiavica. Però adesso aumentare, sembra a posto. Eh sì, adesso sembra poco. Cioè, però non ho messo la medaglia di 10 diventi Adam 2. Ah? Per la medaglia di occhietti. Non ho capito. Che deve aumentare gli occhietti o la grafica? Eh sì, sì. Tu fammi dare una mano a questo. Ma e Adam fa? 9 diventi sì, Adam 3. Cioè, sei in casa. Gabriella, falsa allarme. No. Copy, tornate in Adam. Cioè, tipo qua prima facevo 20 occhietti, me ne faccio 40. Bene, ma qua è 70 guarda. Oggi. Vabbè, vai, carbone, vai. Che fa, eh? Ci sarei che mi ha detto che mi dava il suo cervello, non me l'ha dato. E ancora non ho cambiato, cosa vuoi da me? Vedi? Ha detto che me lo regalava. Qua è che l'ape carpa che è già da sul marciapiede di davanti. Raga, mi fa l'acqua. Agente esperto Wii 10. Pigliamo un attimo il tablet. Che lo fare? Allora, vedi un attimo, Gabriele Romano 4193. Stanno dietro e... questo che cole ma quello dietro. Infatti. Gabriele Romano, cosa? Gabriele Romano, 4193. Ok. Sto aspettando a Reyes che mi dà il suo cervello. C'ha una 6 multe da pagare. Che reati ha? E c'ha tentato omicidio e l'archiviazione accuse fatta al 31/7. Quindi non ha reati. Non ha più reati ora perché c'è l'archiviazione accuse. Vede l'archiviazione aveva Adam un 9 tentato omicidio. Adam 8. Non ha porto d'armi. Sportiva grigia, stiamo salendo verso il corso. Oh. Verso l'osservatorio. Inseguimento, vai. Copy. Vediamo gli supporto. Ma so, 7, siamo a tequila, possiamo convergere in supporto? Affermativo, Adam 7, convergi vai. Anche te, Adam 6. Vai. Sì, fra, però non ti devi chiedere se puoi convergere. Mi hai ricevuto no, Adam ho detto 6. Chi è vicino, il 1080 può convergere. Ieri sera alla fine abbiamo parlato. Chi c'è? Ieri sera. Come si dice? Ieri sera alla fine abbiamo parlato con mezzo il briefing l'altro ieri sera. Io ho detto che chi si trova vicino al punto di chiamata può chiedere. Chiama uno da... esatto, sì. Però è importante che se becchiamo qualcuno che fa le fake call si prendono i provvedimenti. Esatto. Tu hai fatto adesso una fake call. No, eravamo vicino al tequila, eravamo. Dai, sei zitto, sì. Vaffanculo. Addia. Ma voi in macchina chi va di più, il maggiore o l'agente specialista? Io, fra. Ma che agente specialista va di più? Ma che... È diventato un... Io sono uno spirito libero. Ma ieri non stanno all'osservatorio. È diventato 10.55 e sono fermati proprio sotto l'osservatorio. No. Quando ce lo dici? Ah. Era annunciato anche a radio, ma stai sordi? Vai contro l'osservatorio comunque. Vado? ci sparano addosso. Poi lo scrivono addosso a Smith. Dai, ma perché... No, non possiamo qua, che mo ci sparano addosso. Non ci sta nessuno, guarda. Sì, sembra che lui stanno con le bande di fuoco. Non si vedono le testoline sul osservatorio. Ieri, ieri c'è stata la sparatoria qua.
due sparatori. Avanti. Ah, io chi è la 6? Se ci ha chiamato. Io ne ho fatta una. No, non c'era, bambino non c'era. Ma tu c'è il problema. Io c'era la 6. Io ne ho fatta uno che io ho fatta una che è nata qua all'incrocio ed è salita fino a un serratore. Era rimasto solo io contro due, Smith. E gli hai fatti? Una sì. Però erano in 12. No, uno l'hai fatto, come no? Ah, perfetto. È rimasto uno solo, è rimasto. Sono consegnati? Sì, ovvio. Sì, sì, tutti. Perfetto. Tu stai tenendo sempre il controllo di chi non si vuole. Tutti quanti con la... Sì, sì, tutti con la 9 quindi, quindi posso cancellare la tutte le persone nelle sezioni da restare, se ti dico due tanti ho fatto, uno era no scorto. Ma quella non è roba mia, quella Xmarchi, ciao, buongiorno. Io sto vedendo gli ultimi, gli altri non li stavo vedendo, quelli che pubblicate voi. Io ho messo io ora cancello tutti i nomi e da oggi in poi, quindi se li mettono lascia pure il mio foglio lascia sì, pure il Ho fatto due tanghi, uno era Smith. Era Scorpion. Sai perché eravamo io, lui. Adam, Adam, vai, quattro volti della Mercedes, richiediamo due Adam di supporto. Copy, Adam 1 e Adam 2, convergete da Adam 3. Andiamo su. Non si possono più fare, a meno che ragazzi, sulla posizione! Sulla posizione di corsa! Buona posizione! Adam 3, 5, convergete immediatamente. Non ci ha chiamato, affanculo. 10, è stato solo. Chiama sempre a 1, 2, 3, qui 4 e 5. Ma guarda che trovo! 5.80. 13. Signore, sta scappando, ha preso il capitano mezzogiorno. Ah, qua sono. Adam 6, stato su. Siete dietro loro. Qui Adam 10, cazzo, dietro loro, possiamo convergere. Negativo, attendete Adam 10. No, col cazzo, mezzogiorno. Ce l'abbiamo davanti a noi. Zona, dimmi, zona. Tequila. Che tac, che tac? 5.13 per la gente in pericolo. 5.13. Stiamo andando verso il golf, il campo da golf. Stiamo andando. Silenzio radio, ok? Da questo momento si ferma. Silenzio radio. Capitano mezzogiorno è stato rapito. Ci sparano contro, ci sparano. 10-10. Voglio, ma col cazzo, mi sono rotto i coglioni. Ma che scegli? Adatto. Sì, vabbè, blindate pure le ruote. Adam 4, convergi da Smith. Non mi fa entrare, Smith. Ma è dietro, Smith. Copy, convergete al 674. Ragazzi, fate alzare immediatamente un elicottero. Fate alzare immediatamente un elicottero. L'abbiamo perso attualmente. Grazie al cazzo, scende uno con un'arma domani. Diadam 1, siamo col comandante. Quanto è sintato? Ricevuto. Spostatevi nella frequenza, 5. 5.13. Oh, comunque ce l'avete davanti a te, ti sei fermato. 10-20. Vendi dietro, Smith, piacere. Vendi dietro, Smith. Dov'è? Fammi da me, Smith, dai. Dove sta? Negativo. Stava davanti a te, stava, ti sei fermato. Check, Smith. Check, prima check. Stava, no mo. Check. Qual è il tuo 10-20? L'abbiamo perso. Non credo sia ancora qua. Sì, ma pure ste cazzo di macchine con le ruote blindate. Non che ci sta, palle, vedi, mamma. Non ci stanno. Ho sparato tutte le ruote, ho sparato. Era un soggetto armato di armi automatiche, non so dove sia ora. No, con una maniera blindata, ragazzi. Abbiamo perso in zona del golf, signori. Controllate la zona del golf. 10-20. Intorno alla zona del golf. Tanto. Ma è questa, vai qua, veloce. Facciamo ancora un GPS, vai. 10-20. Check, 10-20, zona golf, curuma blindata nera. Qua si è chiuso, il GPS. Qua si è chiuso, sì, no. Cercando. Vai a sinistra, oh. Si è chiuso qua il GPS, entra per prendere l'Igo. Ok. Vai a destra. Saliamo qui? Saliamo qui, sì. Qua non ci stanno le scale? Ok, fammi andare dalla scala a me. Ferma di qua, fermi, Smith. Ti parlo vicino alle scale. Ma tranquillo. Secondo me non ce ne sta. Sì, ma ci fanno così, eh. Ci stanno, eh. Sento il rumore della macchina. Ragazzi, mi sentite? Comunicarate. Avanti. Che sento il rumore della macchina. Reyes? Com'è la situazione? Ragazzi, scendete il GPS, però ci sono volanti. Certo, qua sulla multipiano. Specifico. Ok, noi arriviamo. Io e Coleman avevamo fatto un attimo puff, stiamo arrivando.
Ah, multipiano 654, resta. Stavo driftando. Signori, multipiano forza 654. No, c'è un soggetto vestito di verde. Ragazzi, ascoltate, silenzio radio, ragazzi. C'è una macchina della polizia abbandonata. Sì. Molto probabilmente i soggetti sono da ste parti, ok? Bello, stavo solo driftando. C'era c'erano dei colleghi che li seguivano. Comandante, sono scesi, ci hanno sparato con armi automatiche. Abbiamo sparato le ruote e le ruote sono blindate. Appunto, però dovrebbero stare da ste parti, no? No, comandante, ci sono le attacche, ci sono una supermanera, proprio. Vai, via, comandante, mi sente? Sono facendo cingione, perimetri quindi. In questo momento. Comandante, sono in centrale, mi fa prendere l'elicottero. C'è del GPS, sì, non funziona l'elicottero. Ma va, andiamo a Vespucci, lo prendo io, eh. No, no, è l'audio quella, cioè quella che le... argento quelle. Avete piato? Alzo io. Ma andiamo sopra Vespucci. Non si può salire sopra. Ah, sì, certo, sì. Vai dietro, vai sul retro. Ma Smith, che odio quando parli a vuoto, mamma mia. Sono... Mamma fa con l'elicottero. Sì. No, che fa? No. Che ha fatto, lo fa. Ma che ci abbattono? Ma tu hai visto mai guidare a me? No, io. Nessuno ha visto verso che direzione andavano? No, sono scesi no, dalla... Sono saliti verso il tequila. Stanno andando verso il tequila? Vai, vai prosciutto, vai. Ok, tiriamo fuori l'elicottero. Forse ho trovato la curuma nera, campo da golf. Ok, gira campo da golf, strada per il corso. Ci butto, okay, andate dietro. Arriviamo. Scendi, bro, tu. C'è gente, no, guido io, vai, sali. Sali, io guido bene. So guidare bene l'elicottero, sali. Madonna, dobbiamo sparare con i dati, costa quell'altro. Tu sei bravo a vedere bene tutto. Io non ho l'occhio come te che vedi bene il giro. Vai a campo da colpa, Ma... boia. Mi fermo. Okay. Siamo al ponton, saremo verso il corso. Ah, qui si ne so. Andiamo a vedere qua, c'è un'auto blindata, ha detto... Ti fa malzati, prima che ci abbattano. Parla nel radio. Parla nel radio, non so allora. Ma può darsi, eh. No, parla nel radio. Parla nel radio, eh. Avete un po' di figli. Possibile una mano, ragazzi, 6-5-1, veloce. Ecco, là sotto. Vattene, o ti allontani da loro, allontanati. L'auto è una Jugular nera, non è una Kuruma. Ma sono mascherati a prescindere, ragazzi, hanno fermati. Ma è scemo. Sì, ma adesso stiamo cercando il vice. Qual golf, ragazzi, sì? Ma ragazzi, il comandante è con mezzo fuori strada. Sono completamente mascherato. Il golf, che... No, nulla. Ma ti pare che stanno qua questi? Ma non è l'auto. Se ne so. No, già lì verso... Ma sono tutti e quattro mascherati. Smith, dai. Ragazzi, lasciateli andare, lasciate stare. Vabbè, lascia stare. Andate via, dai, ragazzi. Vabbè. Saliva verso il tequila e è salito. Perché non vedi, appena è scappato, ci ha sparato e è salito. Sì, ma non ho ragazzi, fortuna non che avevano le ruote blindate. È una Jugular quella. Non c'entrano nulla, lasciamo lì stare. Controllo nelle case, se vedi qualcosa che... controllo nelle case. Vabbè. Sì, è stata blindata, lasciamo qua, ci sono rapimenti. Mamma mia. Oh, Smith. Cioè, sono un'organizzazione criminale organizzata. Lascia una macchina fuori casa. Ma va, e vedi qua, ma arriva un lanciarazzi, bam, a casa. Ma più, sì, va più basso. Va più basso, sì. Non c'è nessuno. Ma quando esplodo ti faccio volanti sandi a pezzo. Ma vaffanculo, va, mamma mia. Sì, sì. Oh, Goga, diglielo tu. No, io ormai non parlo più. Che ne so, andiamo a vedere su qualche montagna. Abbiamo... Ma non ti ricorda? Interrogativo? Zero. No. Allora, con una Kuruma dove possono salirla? Ma vabbè, aveva le ruote da sterrato pure, quindi... Controllate se ci sono qualche GPS lontani, magari mezzo non l'ha ancora tolto. Controllate qua, aspetta, c'è la caverna, la cava. Controllate. No, non ci sta nessuno qui. Ma una domanda, eh? Eh? Ah.
un'organizzazione criminale rapisce il vice, il vice cazzo. Che cazzo è? Il vice capitano. Il vice capitano. Secondo te, con una curuma blindata e tutta la polizia che li insegue, secondo te sono ancora in città? Qui stanno ancora per le strade. Che cazzo è? Ecco, ti chiama Nicol One, prepara tu radio. Ma io avanti. Situazione, per favore. Abbiamo verificato un po' la città e nulla, stiamo lavorando fuori città. Comandante, se mandassimo una notizia della polizia per richiedere una radio. Ma come cazzo stai guidando, mi stai facendo di rimanere? Madonna, sto per vomità. Mamma mia. Oh, Smith, che cazzo, riesci a, dico, se riesci a girare piano piano posso girare tutto l'elicottero. Vabbè, caga cazzi, che siete, mamma mia. Mi sentite il radio? Sì, aspetta. Si può fare questa cosa? Cosa? Si può fare, cosa vuol dire? Non mi avete sentito, ho detto un annuncio della polizia per chiedere una radio. Ah, certo, si può fare, ovvio. Pensavo che si fa la pinna con la cosa blindata. Oh, il collega. Ma quella casa l'hai vista? Oca, la casa l'hai vista sotto, c'è tanta gente. Quindi quella dietro, casa abbiamo assaltato. Vai dietro, Smith, vai dietro. Qual è quella casa che dobbiamo assaltare? Senza farmi vomitare, Smith. Ma no, vada là. Vabbè, vaffanculo. Pezzo di merda. Oh, hai ragione, Smith. Aspetta, che vedo il binocolo da qua. Però sì, ma tu metti sopra, sì, Smith, metti sopra. Eagle One, notizie? Nessuno, stiamo caraggiando la cosa. Oddio, nessuno, stanno quattro auto dentro. Notizie appena possibile. 5, 6, oh, fermo. È lui che non vede nulla, è lui che è ciecato. Ma a posto. Io che sono ciecato. Sì, sì, stanno gente, cioè, cicati. Vabbè, va, sti cazzi, andiamoci. Fermati un attimo. Oh, Smith, alzati un po' con la testa. Ok, c'è gente vestita di color deserto, come non c'è nessuno. Allora, riesci a... Oh, ti giri sul lato, Smith. Madonna, se questo non si gira sul lato, Smith! Fermo, no, passo, ti fermo, sto vedendo io. C'è gente su un ragnetto. Sto così, non posso vedere. Ma tu non vedi a prescindere. Girati dal mio lato, non è vero, che girati dal mio lato. Vai, vai ancora, girati ancora. Eccoli, si vedo, gira ancora, Perfetto, ancora un po'. Non so, perfetto, fermati. Fermati così. Vabbè, è una bella vista. Hai strato un'arma, Ci vedono tutti. Un'arma, hanno strato. Visto, ma andiamoci, no, basta. Oddio, vogliono sparare. Dai, mantemi. E così si fa l'assalto alla villa. Vai a vedere il laboratorio human, dai, fallito. Laboratorio human? Yes. Cioè, allora, io vi avviso, non sto vedendo nulla di nessuno, però se vi troviamo là non so cazzi miei, vi avviso a prescindere. No. Stavo col binocolo, sto col binocolo in mano. Appunto, per spiegarvi. Ma che ne so, dove è? Oh, e che vuoi da me? E meno male c'è coca pure dentro. Non vuoi sapere niente, vuoi sapere. Che ne so. Sono soprattutto a tenere la vita una gente stava là. Right, check. Ci alziamo un po'. Allora, io già una volta quando andavo a mezzogiorno, no, che facevo? Mi buttavo dall'elicottero, prendevo il paracadute, dopodiché tutto sott'acqua. Quindi ci alziamo un po', è la madonna. Perché ci vedono subito di laboratori, Smith, i laboratori stanno a 20 km, ma... No, no, ma se c'è un livello di bassi ci vedono subito. Allora, Smith, non vorrei dire, hai un membro dell'operativa, nonché responsabile. Quindi devi stare tranquillo, devi stare tranquilla. Mamma mia, che rompicazzo. Perché secondo allora... te se stanno dentro il laboratorio li vedi? No, vabbè, ma vediamo gente fuori. Avanti. Se no, perché c'è novità? Andiamo a vedere il laboratorio di Luman, vediamo la situazione. Allora, com'è stata la tattica? Adesso si può cercare tutti a random. No, no, però no, perché hanno... Ma sì, ce l'ho, che tu fa, lo devo montare. Allora, sì, lo monti, che succede? Appena le vediamo, ci lanciamo, paracaduti. Sott'acqua, attacchiamo da dietro, ok? Bene. Aspetta, io ce l'ho, ma non so se funziona sto paracadute. Ma io non lo so come c'ha un numero uno davanti? Sì. Sì, ma tutti allora si è a posto, no? Alcuni ma con le armi montate, mi devo buttare, no? Devi metterle nella, sì, nella stazione rapida, nella stazione numerica. Ma è una domanda, ma può darsi che l'hanno portato a Caio, eh? Caio non c'è più la milizia. Ma raga, io non mi butto, siete mazzi. E già non sentiamo, non siamo impagato tutto. Vedi si vede la gente che c'è fuori. Ho che capito, magari dall'altro lato. Ho capito, non ho gli occhi. Però capite anche se le vedi tu.
c'è movimento qualcosa fuori? Se un attimo, ma capisci che devi girare dal lato dei laboratori? Un attimo, mamma mia. E niente. Nulla. Nulla? Nada, nada, nada. Io della 1053 allora laggiù, un porticello del 1053. Raga, non saranno mai a posti aperti. Secondo me non saranno mai a posti aperti. Possibile, non so scemo. Allora guarda, te la butto proprio così velocemente. 25. Possibile. A fianco al 25, perché sono chiusi, come no? Possibile. Poi raga, non sono criminali come quelli che incontriamo sui giorni. Ho capito, vedi che quello a fianco al 25 è un capannone grande. Lo dubito. Vabbè, andiamo a controllare, ma non so criminale come no, gira di qua la costa. Questa la villa? La villa. Ma hai sta dietro la villa? Ma ormai stanno le villa da tutte parti, vai dritto. Ma? Vai dritto a qua, vediamo se troviamo che qualcosa. Posto di merda che c'è sta villa. In effetti, vabbè, nessuno la sgama. Siete arrivati gli human, Reyes. Sì, sì. C'è la pulita e fusciare. Ti ricordi fra qua dentro? Clear. Mamma mia. I guarnieri prendo due agenti, ci distacchiamo noi. Là è là, comunque, fra le venti, là ne siamo di via, eh. Allora, dopo di che, sì, mi ricordo pure il 1007. Tipo qui sotto. Bravo, pure qua. Qua dentro, io li porto avanti. Oh, c'è gente. No. Dove? Sotto, ragazzi, c'è un vedete da questo che cammina. Dove? Se posso io quello che non vedi, ma le vedete? Sì, li vedo. Aspetta un po'. Io quello che non vedo. Mentre pigli il binocolo, mi arriva un razzo addosso. No, ma non credo. Ma sotto c'è gente, no, no. Sotto c'è gente, no, ragazzi. Tutto a posto, a posto. Ma no, no, persone che cammino, non credo siano ostili. Ostili saranno, sì. No, va, vatti, no. Oddio. Ma oh, proprio, pure sono andati a Caio questi, Caio non c'è più essere, la milizia, Può essere. Tutti possono fare quello che vogliono, qua, non è a Caio. Ma vinto? No. No, non c'è nessuno. Allora, già che ci stai, passiamo pure sulla cocaina. No, dai, non coglio. Per modo di dire, siamo qua a sinistra. Vabbè, vedi, per farci capire, visto che il maggiore non è in grado di non sa manco dove sta la cocaina, ci sta passando sopra. Ho fallito, Smith. Sotto la cocaina. C'è la macchina, guarda. C'è la cocaina, dobbiamo dire. Azz, è ora di avvisare in radio, allora. Dai. No, comunque si vede bene. Buono. Ma è l'antenna qui sopra, Smith. Esatto, l'antenna stava andando ora. Allora, te lo dico, Smith, se mi arriva un razzo ed esplodo e poi leggo nel giornalino quella cosa, ma non immagini quanto ti insulto tramite mail, che non immagini. Ma che? Non lo fanno a noi, non devo fare. Citta. Segnatelo, coca, questo, Ah no, non ci citeranno mai. No. Arriva giusto un razzo. A voi no, capace a me sì, però. No, anche no. Ma io hanno una curuma, dove possono essere andati? Meno che se l'hanno cambiato veicolo. Almeno quando sono entrati in una casa. Cioè... c'è nessuno qua. In una casa, ho capito. La casa. Guarda che ci sono i cosi, Ci sono cosa? I garage. Ma ti... vabbè, evito di risponderti, ma che ti rispondo male. Ho capito, ma è così. No, credo che vale per tutti quanti, Ci sono i garage per non è capito, vale per tutti quanti per entrare in casa durante un rapimento, capisci che ti sto dicendo? Che si sente con la curuma blindata che ti spara con una gamba, secondo te si mette a paura pure rapimento da casa su? Io non lo sarei dire, c'ha pure un paramino di merda quello che ci ha sparato, Manca le ruote, capito? Sì, confermo. Poi giusto l'ho colpito una volta ed è entrato in macchina. Peccato che non c'è più il colpo a distanza. Secondo me se andava a terra mi scalava addosso, Si alzava e mi risparava. Ma era solo? Uno c'era sicuro, ha sparato. Vediamo qui dove ho detto io. Qui davanti, vedi, sto capannone davanti a te. Che è Meriwether? 25 è quello a fianco, sì. No, questo a destra è quello a fianco. Quindi si vede in movimento qua sotto? Non vedo nulla qua.
Vai a sinistra. Tutto, gira tu a sinistra e vedi sotto sto capannone. Qui dentro, vieni. C'è nessuno. Nessuno. Andiamo a vedere a Caio, che ti devo dire? Te la immagina fa fatto dicendo come tutto. Ma come, vice capitano? Ma come, coca? Ti ha promosso la gente specialissimo e poi così. Sembra mestruale, siamo, vice capitano. Ci stiamo dirigendo verso Caio. Ponte di Messina, guarda qua. Sì. Sembra mestruato, vice capitano. Avete qualche pinta o... Ponte di Messina, cercate, va. Che bello. Stiamo pattugliando tutto. Stiamo pattugliando. Ponte di Messina, bello solido. Ecco Caio. La 911 di nuovo disponibile. Come il vice capitano? Sì, stacchiamo dall'operazione. Negativo, ragazzi, negativo. Stiamo cercando un capitano di polizia. Ecco, visto allora come ragionavo io. Ma perché giri così? Mamma mia, stomaco. C'era una, un punto lì. Controlla qua sotto. Sì, si vedono veicoli, li vedo. Ci manda avviso, già ci avrebbero sparato se stavano qui sotto. Mamma. No, al bar non credo perché è un posto comune. Ma poi ci sono punti droga? No, c'erano, poi li hanno tolti, sono stati bruciati. Bruciati. Per quale motivo il GPS è colore rosso? Avanti, sì. Convertiamo a Caio pure noi. No, non c'è bisogno. Per quale motivo ci sta una parte del GPS qua sotto rossa? Perché non si può entrare. Perché? Proprietà privata? Sì. E di chi è? È uno stato a parte. In che senso? In che senso? È uno stato dipendente, la polizia non ha giurisdizione in questa zona. No. Ma a Caio o no? A Caio. Qui la zona lì è uno stato. Vabbè, posso, visto che non possiamo entrare, posso darmi col binocolo? E se durante... E se durante che ne sono in seguimento a Caio, uno entra là dentro? Non si può entrare. Posso. Che sai che succede? Paga Capanderva. Ok. Oh, però Smith sta fermo, Smith non mi vede un cazzo. No, ma sono detto a posto, vedo. No, sto vedendo col binocolo, sto vedendo. Otto cazzi, sto sta chiamando a radio. Manca un'anima di voce. Avanti. Ma ci sono due GPS nell'isola di Caio. Siamo noi. Ok. Mi sapeva un po' di ciambellina. Stavo dicendo, Reyo, c'è bisogno che alziamo un altro eagle? Mega negativo. Ricevuto. Sono due cazzo però, eh. Vuoi che guida io? Una macchina. Una macchina? È una volante. No, vabbè. Un GPS le vedi? Abbiamo detto di no. Non lo so, però, sai, fanno in testa loro. Chi è la volante che sta cagando praticamente? Sono Nico. Che ha detto? Sono Nico. Ah. 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 Sul ponte? Sì. No. 10-4 so io. Non c'è nessuno. Ho capito, mo lo chiamo a mezzogiorno. Rientriamo? Rientriamo? Adami. Ma quando mao? Dobbiamo cercare il bici, come stanno il numero, che rientriamo? Circa. Sotto c'è la metanfetamina, sposta, dimmi che ci sparo. Lo so, Non c'è mai nessuno. Andavo.
Vedi qua sulla sinistra. La sigla ma non è qui sotto. Anche se non credo, boh. No. Vabbè, rientriamo con l'elicottero. È inutile. Cioè, ho capito che vuoi sale di grado, quindi se fanno pure mezzogiorno, però dico, a me cerchiamo, no? Radio? È inutile, cioè, certo. Stiamo occupando, stiamo buttando di giro l'elicottero vuoto, cioè. Per stare a tenere l'attacco possiamo comunque tornare in pattugliamento. Ma la recluta è ad Ammi, dove chiede? Io sono al 163. Ok, vieni un po' più avanti, che sono io. Qui Eagle One sta atterrando sulla centrale del 4-0. Ma è Coca, ho intanto. Cosa? È butto di Coca. Quindi che dobbiamo fare, Reyes? Okay. Ci muoviamo. No! Ma è scemo. Ma è scemo. Ops. Oh, no. Si è mantenuto, ma... si era mantenuto con le gambe di... Sono atterrato, sono Coca, check. Beh, bene. Check. Ho le ali, scusa, mi è paracaduto. Dai, va, Smith, mamma mia, Smith, che è qua? Un'ora per atterrare. No, ma sto guardando Coca. Com'è? Allora, procediamo, la Reyes. Ma com'è? Non sono atterrati, non abbiamo trovato nulla. Quindi finché non ci forniscono una radio torniamo in normale pattugliamento, vuol dire. Esatto. Idea, affermativo, ragazzi, affermativo. Normale pattuglia per tutti, ok? Non abbiamo nessun riscontro, quindi non possiamo andare da nessuna parte. Mi raccomando, chiedete ovunque, ok? Qualsiasi cosa... strana, fatemela sapere. Ok. Bene. Oh. Bom. Allora, vediamo un po'. Gente esperta di Andrea Calla, vi dice. Buonasera. Buonasera. Agente, mi scusi, vado a vedere cosa vuole. 3:10:55 al bandit. C'è un signore, vado a vedere cosa vuole. Dove? Qua. Oh. Dentro. Comunica il DG80 di una GTR con livrea partita dal Benny, si trova in zona centrale ora prima. Non abbiamo più visuale. Bene ragazzi. Adam 5:10:08. Oh, andiamo in pattuglia, Smith? Andiamo, andiamo. Una mezz'oretta ancora in pattuglia, poi stacco. Torno più tardi. Dove andiamo? Sette. Dove vuoi? Adam 7:18. Hai detto in frequenza 13, mi sa. 10. Adam 7:18. Dicevi? Come? David, check. Affermativo, c'è ancora la gioielleria? Negativo. Coordinatore, check. Sta coordinatore, check. Check. Ok, ti ricevo. Allora. E situazione delle volanti? Tutto a posto. Dici 99 sono tutti coperti? Affermativo. Ok, diciamo. Parte l'ultimo di Roto 7. Chiedo sempre. Adam 3, check. No, c'è gente dentro la centrale fermi. Convergenza sui 69, gentilmente. Come tag disponibile. Vedo un po' di GPS, vedo un po' di GPS fermi nella quota 103. Chi sta coordinando la quota 103 va di poi gli agenti. Quello un cazzo. Anzi, che un cazzo. Magari ho avuto un singhiozzo. Smith, avanti. Adam 6 stato 16 16:31:06, mi chiami un attimo per favore. 16:31:06. Sì. Ok.
cazzo di numero è? 5, 5, 5, 16, 31, 6. Ma quanti numeri sono? Questi sono 5 numeri, nuovi numeri che sono. Ah, perché sono finiti qui da 4. Ah. Sedici, trentuno, sei. Vito! Dimmi? Ma quella sì, cosa della non-tweet che possiamo rispondere andando al Bennett mentre facevamo 10.55. Guarni, fatti più avanti un attimo, per favore. Vabbè, i ragazzi che stanno facendo la rapina al market vicino al Vanilla sono i soggetti che sono scappati durante il fermo. Rispondiamo in non-tweet. Ok, a posto, convergete. Ah, non sto capendo, stavo facendo un fermo statale, se io sono buttato dentro il negozietto. Sono scappati, noi abbiamo cominciato a gerenzire, partiamo da rapina e loro sono... Ah, è un negozietto. Vinto? Bello. Dimmi. Intervenendo. Andiamo in pattuglia? Sono con Reyes ora, no, stasera andiamo in PM. Ok, va bene. Ciao. Ciao. Non parlo in radio, non si capisce un cazzo quando parlo in radio. Comunque l'unica zona che ne abbiamo battuto. Sì, la passa a te allora? Sei tornato? Cosa devo fare ora? Affermativo, nessun problema. Sì, 4. Cioè già con Giacomo è passato con Davis da Simpson. Cioè Claudio, mi sentite? Ma Davis è 2 minuti per affermativo. Chi è il 364 che sta sparando? Chi è il 364 che spara, ragazzi? Sarà un negozietto? No, sono 4 GPS. 4, 5, 6, 7, 7 GPS. Torna qui, lascia stare. Ce ne sono 7. Cos'è? Noi ma siamo sulla strada. Forse sarà una friga. 4. Friga essere un passo là. Un bounce. Che dobbiamo fare ora? Facciamo il controlleghetti. Controlleghetti? Sì. Va bene. Ok, prendiamo una squadra da 12 agenti, facciamo il controllo dei ghetti divisa SWAT, blindati e tutto come la scorsa volta, c'eri tu? E che dobbiamo fare, se ne... Ah, beh, te lo spiego. In pratica cosa facciamo? Settimanalmente faremo una pattuglia ghetti, quindi formeremo una squadra da 2 blindati. Ma questo non c'è nessun ghetti, capisci? Lo so, infatti facciamo pomeriggio, ma c'è ben gente. Certo. Che controlliamo, dico? No, c'è ben gente, fidati. Mm. Faremo controllo ietti, quindi prendiamo due blindati. E quindi sono 2, 4, 6. Ah, vedi, siamo pochi, siamo sub. Appena 8 pattuglie. Vabbè, allora facciamo stasera allora, dai. C'è anche più gente. Ciao Alessandro 360874879, buongiorno, tutto bene? Tutto bene Alessandro? Comunque quelle erano fermati, sì, avevano le ruote normali. Vabbè, certo. Ho sparato tutte quante le ruote, avevo sparato. Le ruote a terra avevano normalmente. Comunque è ridicolo come il fatto che nessuno ci stava dietro, eh? Sì. Boh. Sempre così, comunque. Comunque purtroppo che ci puoi fare? L'intervento non può essere immediato. Ma no, però se stava partendo 10-80 qualcuno ci doveva stare dietro, no? Ma lo stesso il comandante, voi capite dove è andato? Boh, ci stava a fianco quando siamo partiti noi. Non so perché si è fermato, boh. Adam 318. Cioè, dove questo poteva venire pure qua a prendere un aereo veloce e andarsene.
Visto che hanno detto che hanno soldi illimitati, che hanno detto. Questo si trova nel problema più non è un aereo, un elicottero. Vabbè, ma non dai il giro sulle piste, che poi magari c'è terra un aereo in faccia. Immaginiamo, scusa, non volevo. Cavo. Volevo dire una cosa più dire. Qui sai che c'è uno spazio dove si può entrare? Ah, 918. Qui sopra. Sì, dove c'è le scale qua. Andiamo a vedere. No, no, se sono veicoli qua sotto è inutile, non c'è nessuno. Ma tu capisci che i criminali non ragionano come te, dimmi. Non so, ma i veicoli... l'auto si allontano, no? Boh, vabbè, non penso ci sia. Dai, come no? No, dico per dirti, cioè che fanno i criminali? Picchiano e allontanano... Ma no, che c'erano dei veicoli fermi fuori, non è che sono tanto intelligenti i criminali. Una volta. Ma ce ne sono evoluti. Sono animali? No, scimmie. Ah, tu sei venuto qualche aereo? Beh, qua non viene qua. Comunque penso che l'applica di Sandy Shores vada coperta, perché non sono le sceriffi, mi sa. Adam 1 sta costruito. Coordinatore? Avanti. Penso che l'applica di Sandy Shores vada coperta, in quanto le sceriffi non sono in servizio, vedendo GPS a nord che non ci sono. Non vedo che è partita la rapina. Sì, poco fa è partita. Oh, ok, allora vi mando. Confermi, mi manda. Adam, guarda se c'è qualcuno. Adam 1, c'è che status? Status 1. Ce l'hai la Fica Sandy sul centrino? Fica Sandy, TAC 5.4. È partita dove è partito un furto d'oggetti, città e oggetti. 5.8, esatto. Fica Sandy. 5.4, cazzo. Dormono. Adam 2, c'è che status? Comunque non va bene sto fatto che si è fatto tipo manco 20 minuti di coordinamento e poi hai lasciato il passo già. Adam 2, c'è che status? Adam 2, c'è che status? Adam 4, c'è che status? Adam 4, status 1. Allora, così fanno, ma stava voglia, dai. Perché tengo voi, Fica Sandy, TAC 5.8. Vedete che ci sono i sceriffi. No, ci stanno i sceriffi. Ma no, dove ci stanno? Adam 2, check. Cioè, dopo possiamo cercare a mezzogiorno. Nova che Yellow, check. Smith, check. Ma resto, sei finito? Smith, io sto sotto al ponte. Sei senza auto però? Mi è scomparsa l'auto da sotto. Ma che cazzo vuol tu dire? Tu non sai guidare, dai, tu non sai guidare. Cosa io? Vabbè, guarda i miei occhi, cosa è successo? Guarda cosa ho visto io. Cosa hai visto? Guarda cosa ho visto, guarda, vai a vedere da me cosa ho visto. Dove devo guardare? È dai miei occhi. Ce l'hai? È dopo? Sì, sì. Ah, vero, è la è mia, vai. E dove c'è cosa ho visto io? A me mi è scomparso al ponte l'auto. Coordinatore, c'è. Avanti. Non so se ha già comunicato, ma al 584 ho visto persone mascherate all'interno della fliga. È scattata la rapina, ma non è stata ancora coperta. Ci guarda. Solo tu hai visto ciò, Ma siamo ad Antre. Mi sono stato al ponte normalmente. A me che vedo, a me mi è scomparso l'auto da sotto. Coordinatore, devi coprire la fliga. Infatti, ti stavo già insultando. Adam 8, c'è che status? Guarda che sta a fare sto coglione, ha preso, ma ha tolto l'auto. Coordinatore, cosa stai facendo? Per darmi un po'. Staff, stack 10-4. Stack 5.7. Giorotto, ma che dobbiamo fare? La gara, oddio, ma che è? Ragione, signore, chiedo scusa. Voglio andare un po' più piano, dobbiamo sequestrare qua la carrozza. No, assolutamente. Va bene. Quanti anni hai? 16, però questo qui è un'entrata. Ragazzi, avete notizie? No. Perfetto. Ciao, bello. Negativo. Mannaggia la miseria. I bambini che girano. Ho visto qualche video con la contromano.
Adam 9, diventi Adam 4. Guarda, poi distrutta, cioè, guardami, dove sono? Ma quella è molto più che altro. Ma la ferma. Volte non l'ho voluta fermare alla terza, però la... Treppini. Ma manco risponderà. Treppini, check. Avanti. Ma la radio se l'avete mutata, In che senso? Voi vi ho chiamato per convergere la silica di Sandy Shores e non avete risposto. Noi. Chi è il capo pattuglia? Noi la 2 siamo. Chi è il capo pattuglia, Adam 2? Adam 2, chi è il capo pattuglia, ho chiesto? Per ora sono un attimo occupati, comunque Nova. Ok, dia Nova di smutare la radio perché c'era mutata, ok? Ma quando ci avete chiamato, Smith? Eh beh, 5 minuti fa tutti e tre eravate mutati. Ok. L'ho chiamato sia io che il coordinatore. Se succede un'altra volta, vi prendete richiamo entro tutti e tre, 10-4. Cazzo, Treppini è un coordinatore che fa la figura di così di merda, mamma mia. Non commento nemmeno più. C'è un coordinatore che non risponde in radio, veramente vergognoso. Adam 7 è diventato Adam 5. C'è il pussycat qua. Dove si è spostato? Ma? Ma hai visto che sto c'è? Qua? Ha fatto volare la macchina, guarda come vita! Oh, c'ho dentro un muro, ok. Accosti! Accosti! Dobbiamo pittarlo. Accosti! Accosta, grazie. Vabbè. Qui Adam 5, 1080 di una autosportiva nera e bianca. Siamo in salita verso l'osservatorio da dietro la Pacific. Vi chiediamo due unità di supporto. Copia Adam 5, Adam 4 e Adam 6, convergete al 1080 di Adam 5. Negativo, Adam 4. 6 è stato. Ci trovate al civico 586 attualmente, GPS. Che dice la costa? Adam 6, Adam 3, convergete al 1080. No. Accosti. Lei mi ha pittato, potrei accosti, cosa vuoi fare? Lei mi ha pittato, potrei rinunciarla. Dai, scendere sul cazzo veicolo, forza. Allora, punto 6 della gioielleria, codice 4, soggetto in controllo. Signore Accosti, signor Stauto. Allora, ha detto convergete Adam 3, Adam 4, 1080 di Adam 5. Signore Stauto. Scendi. Io ne sono dall'auto, cortesemente. Adam 5, 10-20. Aiuto, di parto, non ce la vedo. Vedi, ci piace fermi, secondo me sono andati a terra. Salvatore, scendi dall'auto. Salvatore, scendi. Con gentilezza, ti prego. Salvatore, devi scendere dall'auto. Con gentilezza, così. Io ne sono dall'auto. Adam 1, c'è cazzato. No, chi mi ha bucato? Adam 1. Io. Converti al punto d'auto. Ma... pure l'altra ruota avete bucato. Io ne sono dall'auto. Eh sì, scendi dopo cura, cazzo. E poi ti vedremo! Ma voglio vedere! Aspetta, cavolo, vorrei. No, non voglio, stavo scherzando. Allora, anzi, perché stava scappando? Mi arrendo. Ma la stava scappando! Sì, che stava scappando. Stava scappando. Allora, è vero. Allora, vedi. Buh, cazzo, sto facendo l'arresto. Prima di tutto, il signore, non so chi guidava, mi ha pittato in città. Ma okay? Quando ho pittato, mi sei seduto avanti. Sì, c'ho le prove! E poi c'ho le prove. Alzi le mani. Allora, vediamo. Allora, se detto sono bucci all'arresto, vado. No, sono armato, signore. Ah, è armato. Sì, vabbè, ma non sono armato. Una 9 mm. È il porto d'armi? Sì, assolutamente. Sicuro? Alzi le mani e contro le armi. Ce lo giuro! Mi dia il porto d'armi? Ma subito! Vedi, mi sta indimoriendo. Come? In che senso dici? Come dici? Ma la mia macchina come si fa? Dammi questa la sequestriamo. Se la sequestriamo. Ma che sequestrati? Ce l'ha. Ma fuggito, mi dia il porto d'armi. No, è pazzo, è pazzo, è pazzo. Vada morto di sotto. Mi stanno chiamando al telefono i miei amici. Dammi il telefono, te lo rompo. Sto scherzando. Vabbè, ho capito, non c'è il porto d'armi. Questa porto d'armi, eccolo qua. Ce l'ha, se no? Ah, no, mi deve portare in centrale, ho i documenti dentro. Allora, facciamo la perquisizione. Ma come l'arresto? Ma che c'è? Sì, per fuga dalla polizia, guida pericolosa, facciamento di proprietà dello Stato. Ma mi state facendo cagare! Il coraggio della giustizia, il coraggio pubblico ufficiale. Ma non è vero! Signora. Mi spanetti. Questo è abuso di potere, questo è abuso di potere. Stavo andando all'usato, ma che sta questo veicolo? Ma non è vero che stiamo scappando! Salga. Allora, signora, salga nel veicolo, il Miranda Warney. Leia! Aspetta, il Miranda per che cosa?
Target è stato arresto lei. Possesso di due armi. Lei può avere una sola arma. Sì, sì. Sì, sì, glielo dico io, glielo dico io. Target sul veicolo, giovanotto. E poi c'ha colpi di punta. Degli informatori mi hanno detto che molto probabilmente hanno rilasciato mezzogiorno. Questo e questa che cosa è qua? Macchina subito. Cercatelo, ragazzi. Cos'è sta roba? Poi dopo. Ma cos'è sta roba? E comandante questa... vuole un attacco per la ricerca di mezzo? Negativo, negativo. Cerchiamo qua, dentro, okay, normale pattuglia per tutti. Ok, non abbiamo nessun posto esatto da dove cercarlo. Quindi tutte le pattuglie ricercate il capitano mezzo giorno. Ok, nel normale servizio che facciamo. Adam 7. Adam 2 c'è che stato. Ma per cosa poi? Allora, signore, lei è stato arrestato. Non ho fatto niente. Ma queste cose che deve fare. No, non ho fatto niente. È addirittura avvocato. Ma non sto permettendo. Coglione! Non ho fatto niente. Mamma mia, tanto urla. Mi scusi, sono un po' agitato. Allora, signore, lei è stato arrestato. Addirittura in silenzio. Queste cose che deve fare. No, zitto, zitto, no. Sarà usato contro in tribunale. Ha diritto un avvocato, quando si può permettere uno, io devo ho compreso. Ma non mi fate gli azzoni d'arresto, mi devi solo fare i documenti. Madonna. No, 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 lei è stato d'arresto. Ma per cosa? Fuga dalla polizia, danneggiamento di proprietà dello Stato, guida pericolosa, come no? Poi la tenda con lei, non so se mi spiego. Ma che c'entra? Scusi, la tenda qual è il problema? E cosa ci faceva con la tenda? Ma che caccia, che ci faccio con la tenda? Ci dormo la notte, quando faccio dare? Non ha una casa, signor Salvatore. Che faccio? Scusi, che faccio? Come si chiama? Il 3026? Ma sta a 2000. Ah, cosa sa sul 2026? Sentiamo un po'. Tutto, tutto! C'è dell'erba buonissima lì! Azza! Smith, questo va pure a fare l'erba, eh? No, ci sono là i campi di cosa si chiama? Simpson. Le insalate. Insalate? Bar, avanti! Riesci a mandare qualcun altro alla fica Barton che collega qua a Fattori Città Aeronova. Pure mi adesso è più bello. Non era così. E go fritto in coppa bello. E go fritto in coppa bello. Mi è simpatico? Simpatico? Sì, sì. Riesci a mandare qualcuno, Simpson. Ah, ma gli seguiamo tutte le armi, tutta la macchina che abbiamo già la demolizione. Scusi, parcheggiato pieno. Andiamo alla centrale. Io vorrei veramente non arrivare a chiamare un avvocato. Vabbè, ma lei lo può chiamare, anche perché io ho la mia GoPro dove non l'ho toccata proprio e lei è volata da sola. No, no, io ho la mia GoPro. Ma abbiamo pure la nostra GoPro dove vediamo che lei ha buttato via un veicolo per aria. Non vorrei dire. Ma stia zitto, bucciardo. Mi porti alla 143 che è qua vicino, mi vedo come me ne mandare a fanculo per cortesia. Sì. Ma sono $5,000 di multa, sono per sequestro il veicolo. Vabbè, non c'è problema, vabbè, sequestro il veicolo è stato demolito. Ma l'arresto no, perché l'ho fatto di... Ma come te? Ho speso $527,000 ieri! È stato demolito. Ma lei chi è, mi scusi? È stato demolito. La proprietà delle Adusate. Adam 4, c'è che stato. Ah, pure, e va a fare l'erba. Ma qual è? Forza, venga. Convergete a. Io l'ho sempre detto, ma apparenza in gana. Visto come si è vestito per bene. Dopo lo smenzi al telefono. Ricevuto? Venga, venga. Siete già in due? Dobbiamo fare. No, siamo in due. Siamo qui dentro. Vado. Fate entrare. Entri qui dentro. Entri dentro qua. Copy, Adam 3, Adam 5, convergete. Scusate, Adam 2 e Adam 5, convergete al 1080. Ragazzi, munizioni di fucile a pompa ancora, vada a caccia, sto dicendo. Ma come è questa? Sta perché ha fufutente. Dopo di che cosa ce la vediamo un po'? Me ne devo andare, Re. Sta con $3,000 c'è scritto. Questo è nostro. Signore, abbiamo preso un latitante. Lo stiamo portando a centrale per un controllo. Del golfo. Adam 1, converge il 1080 di Adam 9, per i 1020, dai, dite prima.
Ray, se vuoi fare sto arresto o no? No, dobbiamo fare la multa. Allora, fai sto allora per i 10.80 per i 10.20 del 10.80 prima date il numero dell'Adam, poi date il 10.20. 10.4 Adam 9.397. Perfetto, allora ne facciate 5.000 per il sequestro. Allora, gestione garage 10.20 di 80. Ora siamo flicca. Ora siamo. Dalla Messina per sequestrare l'auto. No, quale Messina? Sì, dalla Messina, va alla Messina. Vabbè, già fatto la multa. Già fatto la multa di XG. Alla 9 Vanilla. Aspetta, non mi ricordo. XG. No, DD Domodossola. X Giovi. Giovi. Torino. Sì. 14.06. Giovi Torino. Giovi Torino. Ok, vabbè, perfetto. Ci ha salvato la mano. Lei con una buona girata. Mi raccomando, si fermi la prossima volta. Adam 8, pure Adam 8, convergi alla Flicca Bar. Chiama il telefono 5.5. Sta arrivando il supporto. Mi scusi, coordinatore, ma ci ha mandato per la Dallara. Sì, sta arrivando il supporto. Sì, riusciamo a tenere un po' di ordine in questa radio che sta sentendo solo casino. Sì, 10.20. Dove si trova la Flicca Barton? Ma come non dove si trova la Flicca Barton? Ma sta scherzando? Siamo a garage centrale. È in città sotto il tequila. Grazie mille. Che fa? Va da dietro. Va da dietro. Va da dietro, Satana. Va da dietro. Allora, Adam 6, Adam 7, Adam 5, convergete alla gente in pericolo. Adam 5, convergiamo la gente in pericolo, ricevuto. Scaricalo che devo andare, scaricalo che devo andare. 5.13. Vabbè, se lo lasciamo per la storia, lo lasciamo. Per il 17 che... Sia la madre, dico io quando lanciarsi, va bene? Ma si pazzo. Non mi devo ferire per colpa sua. Smetta, mi senti? Non si preoccupare, prima o poi la chiapperò a casa. C'è la gente in pericolo, non posso. Si ferma, accende. No, poi la galla piega di appena può. Ma io sono rotto, non riesco più a scendere dalle macchine. Tiratemi fuori, tiratemi fuori, non riesco più a scendere dalle macchine. Mi sa che hanno sbagliato, la gente in pericolo, siamo sul posto, non c'è niente. Male. Fate un perimetro della zona. Comunque 5.13 l'attacco. Non c'è nessuno qua. Copy, tornate in normale Adam. Come stavo? Era una rapina, cos'è? Adam 6, ritorno, è stato su, no? Era una rapina, ragazzi, rispondete. No. Era una rapina? No, Reyes, no. Ha detto no, hanno detto rispondete. Adam 9, c'è ancora supporto al 1080. Siamo già 3 Adam, vado bene qui. Copy. Soggetto no, sto qui, la prossima, ci arrivo. Coordinatore. Ah, che no, il quarto salvatore, mi sono rotto i coglioni. Era già occupata, ci siamo ritrasferiti in Adam 4 noi. Bravo mia. Fatto, ma... non provare No, ma ogni volta li si mette a toccarli. Vedi. Bello che frena, stavolta ma cosa ha curvato lui, stavolta ha curvato te. Cosa pitti? Stavolta ha curvato lui, è vero. Ma vedi che... Però tu hai detto che sei sempre dietro, questa cosa è vera però, Reyes. Devi stare lontano dalla macchina, non devi stare attaccato. Perché se fai frena lo pitti, poi si incazzano pure con te, ti danno pure ragione, tanno. Allora, se loro frenano, non ho problema. No, devi stare lontano, non devi stare attaccato al culo. Se sei lontano, che fa? Lui scende e ti spara. Se stai vicino, non ha tempo. Tu vedi, perciò tu devi capire pure questo. Se non lo so, tu poi dopo se rallenta un attimo e lo tocchi e poi si lamenta una pure. Ma sono problemi suoi se lui sprena. Abbiamo l'affitto sotto i centri in città. Mi sta affittando che sei... Negativo in città, non... Che non brutto ho che la charge è così bianca, col muso e un video con la legame. No. Veramente di noi. Dove cazzo stanno andando questo? Cosa sono? Adam 3, capito, dimmi smetto. Che brutta le charge, qualcosa di stiamo bianco. Beh, ci sta quello davanti, bianco, non dietro. Copy, spostatevi in arresti. Ma what? E tu ti lamenti noi, ma sei serio? Ma tu stai vedendo la smala, tu cazzo affinco la macchina? Sì. Questo dai. È un altro fatto. Ma comunque, se non picchi, cioè, che non iniziare a colpirli così. Se lo perdono, guarda, come dei cretini. Ma già mangiato, l'hanno persa. È mondo cazzo? Sono il GPS. Beh, stai, lo so. Lo sai, guarda la strada. Sì, vabbè, dai. Ma l'avete persa? Stava davanti. Non c'è più qua. Dai, togliete, forza, mamma mia. Cazzo guidano, mamma mia. Adam 7 è stato su. Dai, c'è l'avete perso? Non è che ha preso un tombino, è successo? Ha preso un tombino. Vabbè. No, perso. Adam 4, c'è che sta tutto.
auto sportive che vanno sopra sti cazzi stellari. Picaist, tac 5 punti. Picaist, ma io ne sta Picaist. Non sono andati su con l'auto, è andato su 5.7 si è schiantato. Hanno perso qualche parte. No, perché il poliziotto si è schiantato su un muro e lui non è dritto. È uno, ma l'altro l'ha seguito. L'altro era più indietro, non è riuscito a seguirlo. E penso che è andato di là. No. Vabbè. Ah, Adam 7, 1080 di una macchina bianca. Siamo nei pressi dell'armeria Messina. Shit, siamo vicini. Mezzo Bank Arena. Abbiamo bisogno di supporto. Copy Adam 7, Adam 5, Adam 6. Andiamo. Adam 7. Dai, ce l'ho chiamato, andiamo. Adam 9 è stato su. Ricevuto che erano 5, convergiamo. Aggiornate costantemente 10-20. Accendi stile. Questo alto. Adam 6 mi hai ricevuto. Dove dobbiamo andare? Accendi stile. Siamo sulla tua strada vicino alla Mezzobank Arena. Mezzobank Arena. Stanno andando verso il barrio. Verso il barrio, ho detto verso Mezzobank Arena. Abbiamo perso il Adam 7, perché il soggetto del team. Ma che noia, mamma, non riescono a seguire a uno. Adam 6, dovevi convergere al 1080 di Adam 7. Siamo impegnati in centrale col comandante. Troppi. Ma dico io, ma tutti da... Spostatevi in assegnazione. Me la vedo nuova, Non ce la vedo. I 59 sono stati coperti, gli ultimi due? Il negozietto e l'altro? Negativo, Smith. Coprili. Ma che fa? Oh, metta via quell'arma! Ma lei fa serio, lei? Ma lei fa... Non ho parole! No! Non ho parole, Smith! Smith, non ho parole. Te lo becchi a questo, ti prego. Adam 1, c'è che è stato. Smith, prendi lui. Ti prego. Adam 1, check status. Fate transitare tra il contromano e convergi la tuttavia. Vada via, vada. 99, il negozietto. Non avevo i lumi accesi. Ho capito, ma vedi l'ultimo che ha chiuso gli occhi, non lo no? so se è attivo. Vedi. Ne sono usciti due, in questo momento. In cuore di entrambi. E Adam 9, check status. Semplice. Prendi entrambi i nomi in cura, che tu dici? Parolone. Vabbè, vedi chi sono, no? L'additante si è consegnata alla centrale di Vespucci, decidiamo a portarla a 4-0-3. Che Adam 7? 9. Stop. Adam 5, c'è che status? Check. Status? 1. Convergete alla gioielleria, vi mando il terzo dalla centrale, tac. Che noia, mamma, mi vuole gioielleria. Tac 5.9. Ma dico, manda Adam 9, no? Che sono già 3, boh. 5.9. Ma si fa coi caschi la gioielleria? Eh? Si fa coi caschi la gioielleria? Sì. Qual è SVG, giusto? Non la faccio dalla vita, non la faccio. Ma c'è l'unica gioielleria che ho fatto una volta a gennaio. Col comandante, a gennaio ma comandante, se ve l'ha fatta lui. Ma stanno con le moto, ma faccio come basta voglia, i contratti stanno con le moto. No, io in contratto. Osmi. Non stanno con le moto, che bello. Non manco un video, ma non c'è nessuno, esatto, non c'è nessuno. Fermo, vai vicino, ti sentiamo se c'è qualcuno. Qui è la SPD. Uscite con le mani in alto. Ma aspetta che piano pure. Nessuno. L'hanno lasciato un regalo, l'hanno lasciato. Gioielleria vuota, ritorna in Adam, tu che sei venuto con noi. Stava dalla centrale. 10-4. Falsa allarme quindi. Sì. Gioielleria, falsa allarme. Copy. Clinton Avenue. Voglio andare al negozietto? Aspetta, vedrà se c'è piazza Ferrari. Anche se è scomparsa. Andare al negozietto o no? Dal negozietto andiamo. Contanto si è apparso con là adesso.
Vabbè, vai, sono al Clinton e me ne andiamo. Ma lo sai che almeno mi si aggiorna più notifiche? Qui Adam 5, convergiamo al Clinton Avenue, lì 99 al negozietto, dato che è scoperto. Copy gli altri. Li stavo mandando dalla centrale, comunque. Allora, vanno lì al quell'altro, 449. Copy. La prossima è dalla centrale, perché non fa l'applicazione direttamente, allora. Già coperta l'applicazione. Perfetto. Non c'è nessuno. Adam 1, 1080 di un'auto, siamo nei pressi del... Ma che no, questo negozietto lo odio. 383. Copy Adam 1, Adam 2, Adam 5, convergete il 5 è occupato al negozietto. 10-4, 10-20. Guarda, ma che succede? Ah, finalmente. 10-20. Butta avanti. 383, proseguiamo dritto verso il concessionario. Ma sto io, non hanno ostaggio, non scappano. Tranquillo. C'è anche il coordinatore. Ma porca troia. Ma flica citare un falso allarme. Diventata Adam 3, convergente al 1080. 1080. Salve. Buonasera, va tutto che bene? Succede qui dentro? Jack, mi senti? No, ma venga un po' più avanti perché la sento un po' male. Non so se me la dico. E lei tolga l'arma. Se vuoi che venga più avanti, vabbè, facciamo finta che questo armuro. Meno. Ah, una bella MK2A. Buono. Beh, facciamo finta che questo armuro. No, non va bene. Ah, boh, dipende se mi spara. No, aspetta. Via qua davanti dopo la porta, per favore. Ecco. Se cammina perché la sento, un po' la sento, non capisco. Vabbè, tanto c'è il problema. Ma no? Può vuole MK2? Allora, Jonathan è solo? Ovviamente non potrebbe con MK. No, sentiamo un altro. Ok, uno ostaggio. Ostaggio? No, niente ostaggio, però ovviamente non vogliamo spararci, no? Dipende, con un MK2 già un'arma illegale in mano. No, non ma so no. Le sue intenzioni. Ah, ho giusto un po' raga, ragazzo, a contrattare qua con il poliziotto, gentilmente. Guardi, stavo dicendo, mi scusi per l'interruzione, gli dicevo. Guardi, io so questa pistola, ma manco so di che livello, non so, manco so di che arma si sta parlando. Ecco. Ok, mi dica. Ok, allora, lei che vuole, sparare o fare un bel inserimento? Sparare, in segmento. Partiamo dal presupposto che voglio l'80% della rifurtiva che prendete e le pistole. Mettiamola così. Però se si metto là nulla sento. Ah, qua mi sente bene, qua. Se si metto là nulla sento. E io da qua la sento bene. Lei io la sento. Ho capito, io là non mi posso mettere. Per protocolli. Nulla, sparo, detto di. Signori, sono i protocolli. Allora, l'80% della rifurtiva. Non te sento. Facciamo finta che ci sta un muro, ti ho detto. Signore, mi sente? Non capisco. La gente, non io sparo. Sì, frate. Signore, mi sente? Ma non voglio sparare. Mi sente? Sì, ora sì. Rimanga fermo, bene. Non si muova. Non si muova. Okay. Perfetto. Allora, sto dicendo, l'80% sì. Della rifurtiva più le armi. Ti lascio andare via. Esatto. Vabbè, che cazzo vuol dire, scusi? Che cosa che vuol dire, scusi? Io fermo. Una pistola le possiamo dare. Io la rifurtiva. È una pistola, ok. Va bene. Okay. È una pistola però, Va bene. Ok. Va benissimo, metta tutto nella busta. Ok. Mi ascolto. Mi dica. Innanzitutto in quanti siete voi due fuori? Voi due fuori? Li ho visti in due, in quanti siete poi? Siamo in 22. In 22? Allora io vorrei vedere un pezzo di 22 di gente. Non è possibile questo. Stanno facendo perimetro, stanno facendo. Se io gli devo dare la pistola mia più l'80% della rifurtiva e in più lei però non collabora, mi scusi. Io non collaboro, lei non ha un ostaggio, le voglio ricordare. Gioca che le sto facendo un piacere per farla scappare. Ho capito però. Vado a prendere la BF. È un po' blanda come cosa, no? Però no. Vabbè, io vado a prendere la BF e li facciamo scappare con un'auto. Almeno. Sì, cosa? Almeno un coso, come si chiama? Almeno un poliziotto può stare dentro. Okay, vado a prenderla il lavorante, gentilmente, così almeno quando scappiamo facciamo un inserimento. E tu in che auto vai, Reis?
Mamma mia, una volta mi sbaglio, prendo quella sbagliata. Mettiamo qua. Ma come stiamo a fare qua? Allora, signora, lei vuole scappare, lei no? È lei che si vuole fare troppi problemi. Le sto dicendo, se vuole, scappa. Se non vuole, resti dentro. Senta, faccio contrattare il mio collega, faccio contrattare il mio collega. Salve. Salve. Ok, dunque, io da qua me ne voglio andare. Come? Io da qua me ne voglio andare. Da qua te ne vuoi andare? Bene, l'80% della furtiva allora, più l'arma in una busta. Perché più l'arma? Mi spiega. Perché io non sono un corrotto, che ho bisogno di denaro, quindi io devo togliere la criminalità dalla città. E lei non deve prendermi a me così, o sbaglio? No, io devo togliere l'arma, devo togliere a lei. No, ma lei non deve prevenire il negoziante, comunque è stato derubato, sbaglio. Che devo fare? Non deve prevenire il Ma assolutamente non hanno un'assicurazione. C'è l'assicurazione? Ma chi certo. Dà l'assicurazione? Allora, guarda, se muore l'assicurazione, gli danno dentro la tomba, gli danno l'assicurazione, se muore... Se muore il negoziante. Vabbè, lei non ha un ostaggio, ha detto. Siamo proprio sicuri? Lei l'ha detto. Sì, e se la sta mentendo? Problemi suoi, e lei, io vado in base alla sua contrattazione. Bene. Allora, ripartiamo da capo. Piacere, io sono io ed è come voglio andare. Ma è una rapina troll, che vabbè. Il 100% della rifurtiva più la pistola. Io ti posso dare il 100% della rifurtiva per andare qua. Negativo, 80% più la pistola. Ma puoi entrare. Oppure dici entrambe le pistole, di tutte e due, e niente rifurtiva. Dilli. Così ti tengo la rifurtiva. Se tengo. Oppure date entrambe le pistole e vi tenete la rifurtiva. Sì, avete 5 minuti per pensarci prima che facciamo irruzione. Non ho capito. Avete 5 minuti su pensare su cosa volete fare, dopodiché faremo irruzione. Faccio le dico. Dica. Glielo vuole il negoziante vivo? Signore, lei fino a quando non mi fa vedere il negoziante non contratto per un ostaggio. Allora. Aspetta. Metti che più qua. Dove sta? Vado dall'altra, vado, eh. Pronto? Vado dall'altra io. Dove stanno? Reyes, dove stanno? Lì dentro. Ok, entro sulla destra, ok, pronto? Come va? Devo fare i colpi a caso. Entro sulla destra, pronto? Vai. Perfetto, vai. Sono? Entri? Tanto stanno aspettando che noi entriamo dentro lo stanzino. Stanno aspettando che entriamo nello stanzino. Oh, stanno aspettando che entriamo, cioè. No, sta un sta divertendo dentro l'angolo. Per non urlare. Scusa. Tango. Bene. Ok, iniziamo. Vado prima io.
E niente, 50-50 senza arresto. Ok, ecco. L'ambulanza arriva o no? Tutti qua, cazzo, i medici. E niente, 50-50. Cazzo, 12 medici, Cristo Santo, non arrivano?
Oh, ma sti cazzo di medici. Oh, eccoli qua, arrivano. Okay. Come se mi smiravo cosa? Sta uno qui. Ah, bene. Ah, sono figli a terra. Vabbè, primi poliziotti allora, dai. Sono figli a terra, tutti e due. Uno, due, tre, vabbè, quattro. Io faccio lui. Chi di chi vuoi dei due, indifferente. Vabbè, no, 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 vediamo cosa. Ho detto fai i poliziotti, non lui. Infatti stavo facendo il poliziotto. Sì, e stavi verso quell'altro. No, no, hai visto male tu. Sì, sì, va bene. Allora. Allora, siamo di là. Porto qui anche l'altro? Sì. Ok. E niente, 50-50 okay. Si fa. C'è solo colpi di arma da fuoco, eh. Eh sì, penso un pochino tutte e tre. Anche perché hanno le pistole in mano, quindi. Eh sì. Ah boh. Allora, io vado col poliziotto. Allora, vediamo di togliere la maglia. Ok. Ok, ci sono parecchie ferite, pensiamo con disinfettarlo. Ok, allora gli faccio la GPR. Hai visto il Geronimo? Eh? Sì. Vabbè, poi vediamola. Ok. Bene, messo tutto, va bene, lasciamo stare, ma. Allora. Ok, eccoli qua, piano piano. Piano piano, Reyes, piano piano. Tanto hai preso comunque il pesce. Oh, yeah. Ok. Piano piano, ok. A posto. Ah, che bot. Allora. Che bot che tu preso. Oh, okay. Allora. Ok, rimettiti i vestiti, se hai tutto. Se ti senti male poi torna in ospedale. Un attimo, allora vediamo. Ok. Allora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici. Ok, perfetto. Oh, Dio mio. Riesci a sentirmi? Che è successo? Si presume, penso, una sparatoria, ma adesso stai tranquillo, non si preoccupi. Si alzi piano piano, con calma. Ok. Allora, appena si rimette in piedi, giusto per vedere se ce la fa, poi si risiede, ok? Okay. Ora l'aiuto, piano piano. È a posto. C'è un buchino qui, penso, per un foro di proiettile, ma è uscito, sei fortunato, eh? Grazie mille, dottore. Allora, riesci a sedersi piano piano? Sì, okay. Eccolo qua. Ok. È a posto. Allora, io ti ho disinfettato diverse ferite che tu avevi nel petto. Ok.
Tu senti dolori da qualche parte? Pensi che abbiano sparato? Mi hanno sparato sul giubbotto, mi sembra che sia un po'. Ok, infatti avevi giusto qualche ferita. Ma alzati, okay. Ma c'è Mortacci tua, si è fatto male, Dottore, vedi se le servono un paio di giorni di ospedale con la se maggiore. Okay. Stavo vedendo se ha problemi ulteriori. No, sto bene, sto bene. Va bene, allora guardi se sta bene, le faccio. No, non le faccio la fattura. Due, un poliziotto posto. Tre, posto. Quattro. Cinque. Buon lavoro, buon lavoro. Sette. È pesa la metà? Sì, viene. No, gli ho spiegato. Gli ho spiegato che non lo posso usare. Gli ho spiegato che non lo posso usare. Sì, vai in centrale che devo andare gli sette io. Come cazzo hai fatto a non abbatterlo? L'ho battuto, infatti. Sì, ma sei fatto abbattere tu. Che cazzo ne posso fare? Oh? Ma non è che a un certo punto si è messo davanti. No, ma tu ti sei buttato dentro. Aspetta un attimo, sei buttato dentro, ho fatto in tempo a seguirti. Cazzo, ti sei fatto fare, cioè. No, no, coglione, cosa, vedi, sei. Sono morto quando tu stai sparando già dentro, Non prima. Eravamo entrambi a spararlo. Questa centrale va bene, 403. Va bene qui. Oh, guardi lì. Ciao. Oh, bello. Riesco a scendere. Oh, ok. Ciao. Ciao, Smith. Vai qua, vai qua. Ciao, ragazzi. Dobbiamo andare là, vai. Maggiore Smith, non serve più la dama d'appoggio, tutto a posto, ragazzi. 10-4. Bom, ragazzi, io vi lascio. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Ci vediamo. Vediamo un attimo, magari stasera in un'altra live. Magari faccio un'altra live stasera. Quindi ci vediamo questa sera. Adam 2, status 1. Come sempre. Adam 4, status. Vediamo un po'. E vi lascio da mezzogiorno, così continuate Adam 4, status 1. A vedere la polizia. No, niente, ho visto adesso che siete da 3. Buona giornata e... 4. Ci vediamo. Ciao.